Noi contro Stato non abbiamo sta. Cioè, lo Stato da sta issa parte nostra. Però c'è da sta. C'è da sta a parte nostra. No, che ciaccia, che fatto. Io condanno il gesto che è stato fatto e non lo giustifico nemmeno. Passo in avanti, un segno verso la legalità. Quindi noi abbiamo accolto assolutamente positivamente la sua presenza. Sono tre vite distrutte, ma ci sono dei responsabili. Forse se sapevo cosa stava passando mi potevo mettere vicino a questo sbaglio, no. Però non si uccide per una rapina. Noi contro lo Stato non abbiamo sta. Cioè, lo Stato da sta issa parte nostra. Però c'è da sta. C'è da sta a parte nostra. No, che ciaccia, che fatto. Io condanno il gesto che è stato fatto e non lo giustifico nemmeno. Cioè, mo dalle indagini emergerà qualcosa, perché sicuramente emergerà. Ma chi è stato, non è partito da me questa cosa. Mi sembra un segnale importante, lui ha voluto testimoniare il fatto che in qualche modo la famiglia ha preso, sta prendendo le distanze da quello che hanno fatto vari delinquenti, decine di delinquenti. Passo in avanti, un segno verso la legalità. Quindi noi abbiamo accolto assolutamente positivamente la sua presenza. Sono tre vite distrutte, ma ci sono dei responsabili. Per quanto mi riguarda, in primis c'è la responsabilità della famiglia del ragazzo, che nella migliore delle ipotesi l'ha abbandonato al suo destino. Poi c'è una responsabilità diretta della criminalità organizzata, che ogni volta che noi segnaliamo essere in crescita, soprattutto la microdelinquenza, ci dicono che stiamo esagerando. E invece la microdelinquenza è uno dei problemi principali. C'è anche però forse lo Stato che dovrebbe tentare di recuperare questi ragazzi, no? Di evitare che succedano queste cose. Assolutamente sì, lo Stato ha le sue responsabilità. Ma in primis c'è la responsabilità della famiglia. Se tu metti al mondo un bambino, la prima responsabilità nel farlo crescere nel miglior modo possibile è la tua. Poi c'è anche la responsabilità dello Stato, ma lo Stato siamo tutti quanti noi, eh. Ma cioè, la vita mia, la vita mia moglie. Cioè, ma potremmo mai fare cose che facevamo prima, cioè la vita quotidiana prima, ma potessimo mai fare. Cioè, pure che per esempio a me innanzi per chi là di là, comunque dentro siamo morti. Cioè, il cuore, oramai. Batte, ma cioè batte perché c'ha da mantenere all'erto, ma il mio cuore si è spezzato. Lei ha detto una cosa: non portate i fiori ai funerali di Ugo, ma fate un altro gesto, quale? Di donare i soldi ai pellegrini, i soldi dei fiori li doniamo ai pellegrini. Se i pellegrini non accettano, cioè proviamo con il santo bono. Se non è bon, accattiamo i giocattoli e poi distribuiamo i guaggiuni che non ottengono, cioè. Questo dico io. Un ragazzo con i veri principi, un ragazzo che sempre, cioè, se mi mancava qualcosa a me era capace, che lui aveva solo 5 euro in tasca e me le dava a me, senza fare 2,50 euro ciascuno. Ti aspettavi? Non mi aspettavo tutto questo, non so cosa stava passando. Forse se sapevo cosa stava passando mi potevo mettere vicino a questo sbaglio, no. Però non si uccide per una rapina.